Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Assemblea del Partito Democratico a Lamezia Terme, l'intervento del segretario uscente Ernesto Magorno che lancia il congresso a giugno. Torna in libertà Antonio Caridi, ex senatore finito in manette nell'ambito dell'operazione Mamma Santissima, la decisione del Tribunale della Libertà. La tensione resta alta nella Presila Cosentina dopo la riapertura della discarica di Celico, cittadini, associazioni e comitato pronti alla mobilitazione. Il Fondo Italiano per l'Ambiente riscopre le bellezze calabresi. Il Cosenza pareggia in casa contro l'ultima in classifica, rende sconfitto a Lorenzon dalla Trapani, bene il Catanzaro vittorioso a Monopoli. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, la politica in primo piano con l'assemblea regionale del Partito Democratico a Lamezia Terme, obiettivo stabilire la data del congresso che porterà all'elezione del nuovo segretario Ernesto Magorno, ormai ex segretario, dice no ai rallentamenti e poi ancora auspica l'unità del partito. Il nostro servizio. L'Assemblea regionale è la prima per il Partito Democratico dopo la debacle del 4 marzo scorso, la sconfitta brucia, risultato emerso dalle urne è uno degli argomenti dell'incontro di Ernesto Magorno, ex segretario, e lui stesso a sottolinearlo. Il suo mandato è scaduto lo scorso 23 febbraio e lui ha voluto rispettare i tempi non seguendo l'esempio di altre regioni. Non ha accettato, dice, di essere congelato. Il percorso chiaro muove verso il congresso, cosciente del fatto che all'interno del PD non tutti remano nella stessa direzione. Ho concordato con i vertici del Partito Nazionale che in Calabria si vada verso il congresso, il quarto congresso regionale. Oggi l'assemblea lo indirà e ne fisserà la data. Indicativamente avevo immaginato il 13 di maggio, l'assemblea è libera di poter decidere una data diversa. Mi pare anche dalle richieste che ci sono da parte di molti dirigenti, compagni, segretari di circolo, si può immaginare di andare alla metà di giugno e comunque non oltre giugno. Chi vuole fare diversamente, chi in realtà vuole ritardare il congresso per far nominare un commissario in Calabria, troverà la mia ferma opposizione da semplice scritto, da parlamentare, insomma farò il lavoro che devo fare perché in Calabria si possa svolgere democraticamente il quarto congresso regionale del Partito Democratico Calabrese. Ma quale caratteristica dovrà avere il nuovo segretario? Un segretario che possa rappresentare l'unità del Partito Democratico Calabrese, esattamente quello che non sono riuscito ad essere io. Scarcerato su decisione del Tribunale della Libertà, l'ex senatore Antonio Caridi, arrestato nell'ambito dell'operazione Mamma Santissima, scattata, lo ricorderete, nel luglio del 2016. Vediamo. Dopo un anno e mezzo di reclusione, l'ex senatore Antonio Caridi è uscito dal carcere, era detenuto a Rebibbia. La decisione del Tribunale della Libertà, l'esponente del centrodestra, accusato di associazione mafiosa, è stato arrestato nell'ambito dell'operazione Mamma Santissima, scattata il 15 luglio del 2016. La misura restrittiva a cui è stato sottoposto il politico calabrese era stata annullata due volte con rinvio dalla Suprema Corte, tanto che gli avvocati Carlo Murace e Valerio Spigarelli nel dicembre scorso avevano parlato di situazione grave in cui si trovava il proprio assistito. L'operazione Mamma Santissima aveva svelato, secondo la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, la componente riservata dell'andrangheta, capace di permeare istituzioni, ambienti politici ed imprenditoriali, una sorta di cupola dell'antistato in grado, secondo gli investigatori, di dettare le linee strategiche dell'intera organizzazione e di interagire sistematicamente e riservatamente con ambienti sani al fine di asservirli ai loro interessi. I carabinieri dei ROS in quell'alba d'estate arrestarono 5 persone, tra cui lo stesso Caridi, oggi scarcerato.
Torniamo ad occuparci della discarica di Celico, siamo nel Cosentino dove continua la lotta di cittadini, associazioni e comitato per la chiusura dell'impianto. La nuova mobilitazione in programma mercoledì prossimo, vediamo. Il nuovo appuntamento è fissato per mercoledì 28 marzo alle 18 nella villetta comunale di Celico. I comitati cittadini nati per contrastare il funzionamento della discarica che insiste sul territorio della cittadina presilana non mollano la presa. A due settimane dall'assenso alla riapertura dell'impianto ottenuto dal Dipartimento regionale, gli attivisti si organizzano per nuove mobilitazioni come quelle messe in atto in passato che avevano portato 9 mesi fa alla chiusura della discarica. La nuova vita dell'impianto presilano riparte dopo che la ditta che la gestisce ha ottemperato le prescrizioni tecniche dettate dalla regione e finalizzate a mettere in regola la discarica. E così, sulle strade della Sila, si rivivono le scene del passato con i tir carichi di immondizia in transito e diretti a Celico. Ma non è solo una questione di principio e di rispetto dell'ambiente. Cittadini e ambientalisti vorrebbero vederci chiaro proprio sulla provenienza e la natura dei rifiuti destinati alla Presila, che non sarebbero made in Calabria, bensì prodotti in Campania. Un particolare che ha allarmato i comitati intenzionati a saperne di più. ARPACAL e Dipartimento Ambiente hanno ricevuto delle missive con richieste di chiarimenti su quanto viene sversato a Celico. La Presila continua la propria battaglia sul campo, confidando anche nella magistratura amministrativa che dovrà giudicare in merito alle autorizzazioni alla base delle attività che vengono portate avanti dal 2014. La Sila e la discarica, l'ambiente e i rifiuti. Gli attivisti pongono l'accento sul contrasto tra la necessità di procedere verso una valorizzazione definitiva delle bellezze della montagna calabrese e l'esistenza di una discarica. E restiamo sul territorio a Casali del Manco, sempre nel Cosentino. Il Movimento Presila Unita proietta l'attenzione sulle prime amministrative del Comune Unico. Vediamo. Queste immagini fanno riferimento al Movimento Presila Unita, per intenderci la compagine apartitica, pur essendo composta da donne e uomini provenienti dall'area della sinistra e dal mondo sindacale, che ha spinto e favorito la nascita del Comune Unico. Come si dice ora, è un movimento che nasce dal basso, che intercetta le istanze dei territori e le trasforma in progetto politico. Ora, chiusa la fase del tutti insieme con la nascita di Casali del Manco, gli animatori di ieri proiettano l'attenzione sulle prime amministrative del nuovo corso. Non è ben chiaro ancora attraverso quale passaggio affrontare l'imminente appuntamento, ma una cosa è certa, saranno della partita. Più volte nel corso dell'assemblea è riecheggiata la parola unità, che vuol dire, tradotto in soldoni, la creazione di un nuovo soggetto politico che superi le bandiere e le appartenenze e si posizioni in quel segmento della società presilana ansiosa di chiudere con il passato ed aprire le porte al cambiamento. Al momento non sappiamo come e quando prenderà corpo l'idea, ma una cosa appare certa: il movimento ha già tracciato la strada che intende percorrere. Su chi saranno gli interpreti, beh, occorre attendere ancora un po'. E c'è una notizia di cronaca appena giunta in redazione, arriva da Reggio Calabria, la vediamo insieme sulle agenzie di stampa. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, hanno arrestato Leo Morabito, di 68 anni, di Africo Nuovo, detto Scassaforte. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della procura antimafia. Morabito è accusato di tentata estorsione aggravata, lesioni personali pluriaggravate in concorso, detenzione e porto illegale di arma da fuoco aggravato. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Scontro frontale tra due furgoncini sulla statale 18 tra Praia e Scalea, due feriti. Dopo l'impatto uno dei mezzi si è ribaltato e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Per estrarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato in soccorso nell'ospedale di Cosenza, ferito anche l'uomo a bordo dell'altro furgoncino. Minaccia una guardia medica con una siringa e la rapina, bottino 60 euro, è caduta a Pallagoria nel Crotonese. I carabinieri, grazie alle immagini di videosorveglianza, sono riusciti a risalire il responsabile. Si tratta di un 34enne domiciliato presso una comunità di recupero di Isola Caporizzuto.
L'intimidazione ai danni di un dirigente comunale di Montepaone nel Catanzarese, nel Milino, e responsabile dell'ufficio tecnico. Ignoti hanno lasciato proiettili e una bottiglia incendiaria vicino alla sua auto. L'intimidazione è stata denunciata ai carabinieri della compagnia di Soverato, che riguardo il movente al momento non escludono alcune ipotesi. 8 computer sono stati rubati nella sala professori di una scuola a Crotone. Gli autori del furto si sono introdotti nel plesso scolastico dopo aver praticato a colpi di mazzo un grosso buco nel muro. Il furto è stato scoperto questa mattina dai professori al loro arrivo a scuola. Indaga la polizia. Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rimesso in libertà l'ex vice brigadiere dei Carabinieri Vincenzo Alcaro, coinvolto nell'operazione Showdown e accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ritenuto dagli inquirenti stabilmente a disposizione della Cosca SIA, l'ex vice brigadiere era stato condannato a 6 anni di reclusione. Adesso il Tribunale di Sorveglianza gli ha concesso la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. E c'è un ulteriore aggiornamento di cronaca, lo vediamo insieme sulle agenzie di stampa. Arriva da Genova, è morto il camionista travolto questo pomeriggio al Vatepra, nel porto di Genova, da una motrice in manovra. L'uomo, Eugenio Fata, 60 anni, originario della provincia di Cosenza, è arrivato in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Secondo le prime ricostruzioni, il camionista sarebbe sceso dal suo mezzo per chiedere informazioni e sarebbe stato travolto da un collega che stava facendo manovra in retromarcia con una motrice. L'uomo è indagato per omicidio colposo. Sulla vicenda indagano la Capitaneria di Porto e la Polizia. A Vibo adesso frane e smottamenti, situazione difficile nel centro storico della città, dove una frana ha interrotto una delle strade principali. Vediamo. Le abbondanti piogge che in questi giorni si sono abbattute su tutto il territorio della provincia di Vibo Valentia, che ad oggi non accennano a diminuire, stanno provocando diverse criticità in vari comuni. Per uno sbottamento del terreno con caduta massi, il sindaco di Vibo Valentia, Elio Costa, ha emesso un'ordinanza di chiusura della via antica Monteleone, il tratto di strada in pieno centro storico che collega il castello con la chiesa del convento dei Cappuccini, uno dei punti più suggestivi della città, che ha nel centro storico luoghi di maggiore pregio anche a livello paesaggistico. Tra l'altro, la coincidenza di questa ordinanza arriva proprio nel periodo della Pasqua, che per secolare tradizione vede proprio le vie del centro storico coinvolte nella rappresentazione dei riti legati alla religione. Ma è un po' in tutto il vibonese che la situazione appare critica. Stefanacoli, in un tratto di strada rurale in località Cucce, è sprofondato a causa della rottura di una grossa condotta di collettamento di reflui. Una frana si è abbattuta in mattinata sulla strada provinciale numero 4 che collega il centro abitato di Acquaro con la frazione Piani. In diversi punti si richiedono interventi per sgomberare il manto stradale dai detriti e sbloccare quindi la circolazione dei veicoli. Intanto la viabilità nel centro storico di Vibo Valentia subisce questo nuovo blocco in un punto nevralgico della circolazione. Intanto il maltempo, anzi nonostante il maltempo, il FAI, il Fondo Ambientale Italiano, ha proposto lo stesso le sue giornate di primavera alla scoperta delle bellezze del territorio. Siamo a Cosenza, vediamo. In tutta Italia il FAI, acronimo di Fondo Ambiente Italiano, il 24 e 25 marzo ha celebrato le giornate di primavera, aprendo al pubblico 1000 siti di interesse storico, artistico, culturale e ambientale. La delegazione FAI di Cosenza, attiva da 9 anni, dopo aver dedicato le ultime 4 edizioni alla provincia, è tornata nella città capoluogo, con l'obiettivo di far conoscere ai cittadini un pezzo molto importante della storia antica di Cosenza, metropoli dei già dal IV secolo a.C. Abbiamo ritenuto che la storia antica di Cosenza sia veramente sconosciuta ai più, e quindi per illustrare questa storia antica abbiamo aperto 4 siti, 4 aree di scavi archeologici che sono normalmente chiuse al pubblico e in 2 casi veramente mai accessibili al pubblico. Parlo in particolare della filiale del centro storico di Ubi Banca, dove ci troviamo, che gentilmente appunto ha consentito questa apertura straordinaria, che è infatti riservata agli iscritti, con aree archeologiche sia di età romana che di età ellenistica. Parlo del cantiere aperto del vecchio liceo Telesio, dove sono visibili i resti dell'antico complesso gesuitico e del teatro ferdinandeo di età borbonica.
parlo della Biblioteca Nazionale con resti di età Brettia e infine Vico Primo San Tommaso, il cosiddetto Palazzo Spadafora, dove ha sede l'ufficio del settore educazione del Comune di Cosenza con resti prevalentemente di età romana. Il pubblico nel corso delle visite è stato accompagnato da 135 giovani studenti apprendisti ciceroni del liceo classico Bernardino Telesio e dei licei scientifici Fermi e Scorza, che hanno seguito nei mesi scorsi un progetto di scuola-lavoro presso il Museo dei Bretti e degli Enotri. E sempre per le giornate FAI di primavera a Bovalino, il centro storico è stato preso letteralmente d'assalto. Vediamo. Il borgo di Bovalino Superiore è al centro di un nuovo interesse culturale grazie al Fondo Ambiente Italia, FAI, che in occasione delle giornate di primavera ha voluto dedicare a questo bellissimo scorcio di Calabria attenzione e impegno concreto. Concretezza appunto per un borgo che stava per essere dimenticato, anzi che per molto tempo è stato dimenticato. Bovalino Superiore è un borgo ritrovato dunque, particolare e importante per un centro della Locride, comprensorio non facile, le cui potenzialità non sono state completamente esaltate. Oggi si cerca di fare di più e il FAI si mette in prima linea senza alcuna remora. E ieri ad ammirare il luogo in cui insistono palazzi gentilizi di alto valore storico anche il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari. A conferma davvero di un impegno che tocca una realtà importante come il FAI, ma anche le istituzioni, e quindi un sorriso per una prospettiva positiva in favore di Bovalino Superiore. Cambiamo argomento. A Cosenza l'Ordine dei Medici ha tenuto un convegno sulla trisomia 21 e i nuovi sviluppi della ricerca, l'evento organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Persone Down della città dei Bruzzi. Vediamo. Di sindrome di Down e sviluppi della ricerca sulla trisomia 21 si è discusso nel convegno organizzato a Cosenza dall'Ordine dei Medici, un'occasione di formazione scientifica partendo dagli studi del genetista Jérôme Lajeune, rivolta a educatori, insegnanti, operatori sociosanitari, medici e famiglie, per fare il punto della situazione su una malattia che affligge una parte della popolazione infantile. Non ci sono più stati sviluppi sul rapporto tra il cromosoma e i sintomi. Il nostro lavoro sta cercando proprio di recuperare l'idea che alcuni geni specifici sul cromosoma 21 siano i principali responsabili della disabilità intellettiva, e se noi capiamo quali sono e come influenzano il metabolismo, che era l'altra idea del professor Lejeune, cioè la sindrome di Down come malattia metabolica, c'è la speranza di poter riequilibrare il metabolismo e agire quindi sui sintomi. Questo è il filone che stiamo percorrendo. Oltre agli studi sistematici sulla sindrome di Down basati su dati clinici, genetici e bioinformatici, ciò che conta dal punto di vista pratico in questo tipo di disturbo cognitivo comportamentale è la vicinanza e l'assistenza che associazioni come quella italiana Down forniscono alle famiglie. Ci sono diverse difficoltà, probabilmente la prima che una famiglia incontra grazie alla diagnosi precoce è quella proprio di comprensione del problema, e per questo l'IPD provvede attraverso dei gruppi per genitori a fare dei percorsi di psicoeducazione sulla sindrome. Poi probabilmente il lavoro più grande, quello più lungo, è quello diretto all'accettazione vera del problema, ma devo dire che in questo lavoro io ho imparato moltissimo dai genitori, forse sono stati proprio loro ad insegnarmi che cosa significa accettare realmente una persona portatrice di una disabilità intellettiva come quella della sindrome. A Catanzaro adesso per la cerimonia del caduceo, giuramento per 107 nuovi farmacisti. Vediamo. Auditorium dell'Università degli Studi in Magna Grecia di Catanzaro gremito per la tradizionale cerimonia del caduceo, alla quale quest'anno hanno partecipato, oltre a quello di Catanzaro, anche gli ordini dei farmacisti delle province di Crotone e Vibo Valentia. Un evento importante, è stato sottolineato, che ha segnato ancora una volta l'incontro e il confronto tra la nuova generazione di farmacisti con chi invece la professione la svolge da anni. Sono i colleghi che hanno
operato per 40 anni sacrificandosi e facendo bene il loro lavoro e dei colleghi che si apprestano alla professione. E quel passaggio di testimone che è importante nella vita. La cosa importante è che questo passaggio avvenga tenendo conto dell'esperienza del passato con un occhio rivolto al futuro. Io credo che il farmacista alla fine sia stato nel corso della sua storia ormai che dura da 800 anni, quindi non due giorni, sia un ottimo camaleonte, è passato dal preparatore dei farmaci al dispensatore di farmaci preparati da altri e si appresta in una fase nuova che è quella di consulente nell'uso del farmaco. I dati dicono che il 40% dei pazienti non è adeguatamente aderente alla terapia, con perdite sia in termini di salute che di risorse economiche. Il farmacista, migliorando questa aderenza, potrà sicuramente fare guadagnare salute e risparmiare soldi. Momento più atteso della giornata, la consegna dei premi di laurea 2017 dell'Ordine Farmacisti della Fondazione Il Caduceo e il giuramento dei 107 neo iscritti all'albo dei farmacisti. Io ho sempre visto con favore il dialogo, ordine e facoltà di farmacia, ma in genere con le facoltà delle professioni sanitarie. Attraverso questo dialogo ritorna all'università quelle che sono le problematiche attuali della professione e quelli che possono essere quei momenti di confronto per avviare delle idee di crescita o delle idee di una formazione più puntuale e più aggiornata. Il Divino Jazz di Altomonte ha salutato i suoi tanti estimatori. Adesso l'attenzione è puntata al Festival Euromediterraneo. Vediamo. Il Divino Jazz di Altomonte ha salutato con due entusiasmanti serate i suoi estimatori. Sabato sera è stata la volta del trio guidato da Luigi Negroni, che ha riproposto grandi successi in chiave jazz. Il Centro Danza Giselle ha poi proposto un coinvolgente musical ispirato a Romeo e Giulietta. Domenica, una tavola rotonda sul turismo esperienziale ha preceduto la visione dei corti realizzati da alcuni filmmaker ad Altomonte. Alessandro Cosentini ha poi intrattenuto il pubblico con il suo reading Grand Tour in Calabria, per poi lasciare il palco a Cataldo Perri, Enzo Naccarato, Checco Pallone e Piero Gallina. Il Divino Jazz ha avuto quest'anno come simbolo la matita, il primo strumento che da bambini prendiamo in mano per rappresentare il mondo. E dalla matita si parte per realizzare un grande progetto, la Fabbrica Culturale. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare decine di artisti con i quali abbiamo non soltanto avuto la possibilità di ascoltare e di apprezzarli, ma abbiamo insieme con loro ragionato di Fabbrica Culturale. E questo è quello che è il Divino Jazz di primavera. La primavera è il momento in cui la natura germoglia e inizia a generare i suoi frutti. Il Divino Jazz quest'anno ha fatto proprio questo. Adesso l'attenzione è tutta puntata sul prossimo Festival Euromediterraneo di Altomonte. Per la prima volta questa amministrazione ha la possibilità di programmare avendo già certezza dei fondi regionali. Sono fondi alquanto limitati e tuttavia ci consentono di avviare sin da oggi un percorso che noi speriamo possa avere delle ricadute sul territorio maggiori rispetto agli anni precedenti. Come ogni lunedì, la pagina sportiva curata da Gianluca Pasqua. Un gigante con i piedi nel fango riesce a fermare i lupi impantanati su se stessi e incapaci di sfruttare le tante occasioni create. L'Acragas, tutto orgoglio e sacrificio, strappa un punto al Marulla difendendosi con ordine dagli assalti costanti del Cosenza. Tutto come previsto, il rossoblù all'attacco e vicini al gol con Pascali che rompe gli indugi saltando al centro dell'area. È un assedio della squadra di Braglia che per la terza volta assiste dalla tribuna ai tentativi degli undici guidati da Occhiuzzi. Ci provano Bruccini,
Perez e Tutino, imprecisi o fermati da un vono in forma strepitosa, punto fermo di esperienza di una squadra di giovani che con Leo Criaco sta cercando equilibrio e punti per dare un senso, seppur effimero, ad un'agonia sportiva. La svolta, perché c'è sempre una svolta, è l'espulsione di Mattia Trovato, ingenuo nel gesto, determinante nel complicare il percorso del Cosenza in una gara da vincere a tutti i costi. In 10 contro 11 i lupi ci provano per tutta la ripresa, Pascali stavolta trova il palo, Bruccini dalla distanza, il capitano Corsi con un diagonale insidioso e il nuovo entrato Alchereche non hanno miglior fortuna e Lacragas incassa e prova a stendere l'avversario con un colpo solo, ma Saracco schiva il tentativo di Camarà e lo 0-0 è servito. Siamo rimasti in 10, ci siamo sistemati per cercare sempre di andare a vincere la partita, andare ad attaccare alti, restare alti nonostante l'inferiorità numerica, rubare palla nella loro metà campo e creare i presupposti per andare a far gol. Le abbiamo tentate, i ragazzi le hanno tentate. L'amarezza che avete voi, che è il pubblico, l'abbiamo anche noi. Un turno che ha smosso le acque in vetta con la sconfitta del Lecce a Caserta e i successi delle siciliane di vertice. Il Trapani ha giocato da leader al Marco Lorenzon, passando in vantaggio dopo pochi minuti con il capitano Pagliarulo e creando occasioni su occasioni, trascinato da un Marras incontenibile. Poi la reazione del Rende, con Furlan attento sulla punizione insidiosa di Laribi e la ripresa con Marras ancora sugli scudi e il Trapani che controlla senza particolari problemi, accorciando le distanze dai salentini. Secondo me abbiamo fatto una prestazione importante, positiva, contro una squadra forte che in qualche situazione ci ha messo in difficoltà, ma in linea di massima abbiamo tenuto il campo, secondo me, molto bene. Successo meritato a Monopoli per il Catanzaro, approccio propositivo e attenzione massima nella fase difensiva per gli uomini di Pancaro che sbancano i veneziani con un 1-2 micidiale nella ripresa. Prima il boy di De Giorgi che trova l'angolino a 25 metri, poi il gol di Zanini che spara verso la porta bucando difensori e Bardini. Nel finale Magni prova inutilmente a riaprire la gara, ma Nordi è attento. Abbiamo vinto una partita penso in modo meritato, su un campo difficile contro una squadra che sta facendo molto bene. Oggi praticamente raccogliamo quello che avremmo meritato di raccogliere anche nelle partite precedenti e che non abbiamo raccolto. Vittoria per noi importante, fondamentale. Detto questo, non abbiamo fatto niente perché eravamo all'inferno prima e continuiamo a essere ancora oggi all'inferno. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteocalabria.it. Seppur in allontanamento verso le Levante, la depressione afro-mediterranea continuerà ad influenzare le condizioni meteorologiche sulla nostra regione. Infatti, i primi giorni della settimana saranno caratterizzati da una debole stabilità, in attesa però di un deciso miglioramento che inizierà dalla giornata di mercoledì. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Martedì, cieli parzialmente nuvolosi su tutta la regione, con deboli fenomeni e nevicate al di sopra dei 1300 metri. Temperature in leggerissimo calo. E adesso diamo il consueto sguardo a mari e venti. Martedì, il Mar Tirreno generalmente mosso con venti dai quadranti occidentali, il Mar Ionio mosso con venti a regime di brezza. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Ed è tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, immessa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.